Che tipo di linguaggio serve al giornalismo per creare interesse attorno a un argomento importante? Serve un linguaggio di qualità, serve un linguaggio di senso. Io non credo nella virtù dello strumento, credo nella virtù del contenuto. L'unico modo per parlare efficacemente, al di là delle parole che si usano, sia quello di dire cose di senso, che parlano contemporaneamente alla testa e al cuore delle persone, cioè quindi cose che rimangano in mente ancorate a un sentimento, ma anche che portino con sé una dose di ragionevolezza e di razionalità. Penso che il giornalismo, che sia web o che non lo sia, ha bisogno di una formazione solidissima di tipo culturale, una solidissima formazione culturale. Tutte le volte che i ragazzi mi chiedono che cosa bisogna studiare per fare i giornalisti, io rispondo, non so, fisica quantistica, astronomia, medicina, greco. Bisogna studiare una cosa che ti insegni come si trovano le cose, che ti insegni quanta fatica, quanto tempo ci vuole a sapere davvero qual è il punto, a scardinarlo, ad aprirlo, a scomporlo e poi a ricomporlo in modo da poterlo porgere a una platea che non è avvertita di quella materia lì. Quale deve essere lo sguardo del giornalista? Il giornalista è semplicemente un tramite, è un veicolo che si deve mettere sempre dal punto di vista del destinatario dell'informazione. Serve avere uno sguardo capace di vedere qualcosa di speciale nelle cose e poi avere una lingua capace di tradurre quello che si vede in una forma semplice ma non banale, non povera. Il web dà nuove possibilità di raccontare storie che altrimenti non passerebbero nei canali tradizionali? Il web è un mezzo e come tutti i mezzi non ha colpe né meriti, è come il frigorifero. Non è che si può fare una crociata a favore o contro il frigorifero. Il web è un veicolo in cui transitano contemporaneamente miliardi di informazioni, che è come dire nessuna, quindi c'è bisogno di un filtro, di una guida, di un orientamento. Io non credo per niente che gli estremi si elidano, cioè non sono della scuola di chi dice che le cattive informazioni si auto neutralizzano sul web perché c'è una costante bonifica, come dire, un filtro interno. Naturalmente è escluso che ci possa essere un tema di controllo o di censura, ovviamente, però non deve essere nemmeno un tabù, non deve essere nemmeno un tabù, perché allora è un problema all'inverso, no? Non deve essere nemmeno che il web non si tocca, neanche se ne parla, perché è una sovranità in totem.